Nel momento in cui un nativo digitale, e quelli che hanno 6 anni oggi lo sono, si presenta in una prima elementare, si trova di fronte un setting didattico e una scuola che in realtà parla una lingua davvero di sua. Nel senso che tra stili di apprendimento dei nativi e stili di insegnamento anche degli insegnanti migranti più bravi, c'è una grossa differenza che deriva proprio dalla costante interazione con schermi che è stata praticata da questi bambini prima di accedere alla scuola. Ed è tutto evidente che se questo ragionamento funziona, e apparentemente anche Jenkins lo condivide, è chiaro che un bambino si trova in una fase di sfasamento cognitivo, perché quello che risulta del tutto naturale a casa, ad esempio videogiocare piuttosto che interagire con uno schermo, a scuola o non è presente, o gli viene proposto un compito cognitivo che è distonico con quello a cui è abituato, cioè gli si chiede di stare fermo, di ascoltare, di imparare a scrivere con uno strumento. È troppo familiare perché vede effettivamente sempre i genitori digitare al computer quando scrivono, non li vede quasi mai scrivere a penna. E quindi probabilmente uno dei problemi più grossi della didattica oggi è quello di tentare di capire che esiste e si sta tra stili di insegnamento e stili di apprendimento. Che sia un bene o che sia un male, questo iato esiste. E probabilmente è anche sbagliato porsi la domanda se sia un bene o un male, perché è del tutto evidente che non potremo decidere in un ristretto gruppo di esperti di eliminare da tutte le case, da tutti gli ospedali, da tutti i tribunali, da tutte le università i computer. E quindi è quasi insensato porsi la domanda se sia un bene o un male, ma a prescindere dalla domanda se sia un bene o un male, è chiaro che i bambini che vengono da una cultura informale, che sviluppano una cultura informale mentre sono a scuola, coi pari, che ha a che fare con sempre più schermi interattivi, sia quello del computer, quello della console, quello del cellulare, quello, tra l'altro i cellulari vengono dati ai bambini sempre più presto dalle mamme, ormai intorno agli 8-9 anni. E qui anche qui, non perché i bambini li vogliono, ma perché le mamme che lavorano si sentono in colpa e vogliono avere un cordone ombelicale teso col bambino, a fronte di una scuola che permane in un setting tradizionale, che non integra codici diversi da quello alfabetico o trasmissivo nella didattica, risulta un luogo ostile. Io dico sempre appunto che mio figlio probabilmente quando fa quei 600 metri che lo separano da casa mia e va a scuola, percorre una distanza di circa 30 anni nel tempo, più che una distanza di 600 metri nello spazio, perché ad esempio nella scuola di mio figlio, che pure è una scuola relativamente in centro a Milano, non esistono schermi interattivi, o meglio, c'è un computer che però giace di fianco alla cattedra perché le maestre, che pur sono molto brave, non lo sanno usare. Dicevo, proprio questa distonia tra cultura informale e tecnologica dei nativi e cultura, come dire, formale dell'educazione che ancora non è traghettata al digitale, anche se qualche piccolo segnale in Italia si comincia ad avvertire, ha in sé un grande rischio, cioè il rischio che in qualche modo i bambini, una volta cresciuti, cioè una volta diventati preadolescenti, cioè perso il contatto affettivo con la maestra, si disamorino completamente nei confronti della scuola. E questo è quello che accade oggi. Cioè, le maestre italiane sono brave, mediamente riescono a coinvolgere i ragazzi, hanno un metodo didattico, efficace, di natura costruttivista, peraltro sono anche la seconda figura di riferimento per i bambini, spesso lo sono più del padre, oltre alla madre c'è la maestra. E quindi riescono a mantenere un canale comunicativo aperto giocando più sul legame affettivo che sul legame didattico. Nel momento in cui questo legame affettivo viene meno, perché comincia l'età dello sviluppo, andando alle medie o alla scuola superiore di primo grado, questo legame affettivo si interrompe e quindi il rischio è quello di trovarsi di fronte due popolazioni che parlano due lingue diverse che tendono a non capirsi più. Per altri versi, la tecnologia medesima offre in qualche modo anche la soluzione al problema che ha posto, nel senso che proprio il fatto che gli schermi interattivi obblighino la gente a fare piuttosto che ad ascoltare, oppure piuttosto che a
ricevere passivamente dei contenuti, beh, ci dice come è molto facile, una volta capito questo problema, applicare attraverso gli schermi interattivi una didattica che è fin troppo avanzato chiamare costruttivista, ma che potremmo chiamare banalmente attivista, cioè nel senso che sembra il trionfo di Dewey, nel senso che gli schermi interattivi, anche dei videogiochi, cioè l'informale, obbliga i bambini a imparare attraverso il fare. Beh, capendo questa caratteristica delle tecnologie digitali, allora diventa abbastanza facile ipotizzare come risolvere il gap, come superare lo iato. Cioè, è chiaro che vanno usate in qualche modo le tecnologie e gli schermi come ponti per gettare in qualche modo un legame tra lo stile didattico degli insegnanti, che forzatamente non sarà mai nativo dal punto di vista digitale, e lo stile di apprendimento dei bambini, che ormai lo è sempre di più.